Sì, un incipit così voluto e scelto, penso, da Marco per introdurre la presentazione del libro Io sono il mago di Maurizio De Caro. Io sono il mago che ti aspetta, sono una faccia sospetta. Di me non ci si può fidare, prendere o lasciare. Sono il mago del nulla, che mai cambia strada a un passo dall'inferno. Mi considero eterno, troppo pieno di me. Chiedo la provvigione e capisco lo sgomento distratto dell'ultima stagione. Sono un mago invidioso, perché cambio posizione ad ogni piccola stella, solo per farla più bella. Ecco il mago affamato che ti sfila l'ultimo indumento per guardarti nuda, senza alcun commento. Io sono il mago severo e ci credo. Questo sporco mestiere qualcuno doveva pur farlo. Eccolo, è lui che attraversa Milano, come se fosse vero che dietro ogni inganno riposa il desiderio. Grazie di questo, diciamo, di questa lettura. Ribadisco, siamo qui per presentare il romanzo, un po' anomalo, dopo, diciamo, sarà sviscerato un po' il contenuto di Maurizio De Caro, Io sono il mago, edito da Montabone Editore alla collana Globo. Buonasera a tutti. Intanto siamo in una location a quanto pare apprezzata dai presenti, inaspettata anche da tutti, qua Magma Arte, in via Festa del Perdono. Sicuramente è una bella occasione per presentare questo romanzo, che è il primo in questa, cioè il primo romanzo che si presenta in questa location prestigiosa. Bene, ma chi è l'autore? L'autore è un architetto che insegna estetica al Politecnico di Lille, già, quindi non è giornalista pure, quindi ha scritto dei saggi di architettura, è stato consigliere dell'Ordine degli Architetti e di tante altre cose, quindi un uomo di spessore, come si usa dire. Ma io la prima domanda subito che faccio, prima di iniziare, tra tutte queste cose, come è venuta la voglia di scrivere un romanzo? Da cosa è stato spinto? Ho letto che comunque la letteratura l'ha invogliato, cioè perché per scrivere un romanzo del genere uno deve conoscere tante tipologie di autori. Sì. Beh, Quindi da no, dove è nata credo questa? che lei ha detto giusto, perché bene o male in qualche modo un certo tipo di letteratura dove peraltro da Pynchon a Svevo, insomma, si lavora molto su questa frantumazione, su questa Dell'io, frammentazione, sì. e a me è servito perché prima di tutto non mi interessava raccontare una storia normale, insomma, già lo sdoppiamento dei due protagonisti complica l'analisi, insomma, la narratologia del romanzo, perché inevitabilmente poi ci si ritrova a non capire bene, cioè, a parte che si capisce, però queste due figure sono antitetiche, o forse sono la stessa figura, una di giorno, una di notte, non lo so, eccetera. Uno è ricco, uno è bello, è fantastico, ha tutto quello che gli uomini vorrebbero, l'altro invece è uno sfigato terrificante che mangia sempre la pizza nel cartone, beve la birra a Moretti da 66 e guarda soltanto le serie in televisione. Quindi lui è proprio un architetto che non riesce. Allora, Decollare, a volare. ho voluto parlare di questi personaggi del mio mondo, perché io conosco persone come Dante, Che ma qui tanti ci altri sono architetti, già presenti, professori grandi architetti. dell'università, eccetera, perché sono molto diversi tra di loro e sono sostanzialmente due figure ignobili, insomma, cioè nel senso che sia uno che l'altro sono terrificanti, cioè hanno un loro rapporto con la realtà che è mostruoso quasi, no? Uno perché si nasconde, ha paura, eccetera, l'altro perché
fa finta e poi verrà naturalmente svelato questo dubbio, fa finta di essere una cosa che non è mai stato, no? E quindi a me piaceva molto questa... poi parleremo del mago, chi è questo mago? No, poi ne parleremo. Perché qualcuno doveva scoprirlo, no? Cioè, a un certo punto ci sarà un incontro e si parlerà di questo. Questo però alla fine, queste 400 passa pagine, dirò scritte velocemente, non velocemente, è stato scritto prima in 4 anni, poi è rimasto bloccato, poi sono state riviste, eccetera, mi sono servite per raccontare la società, come sta questa società, come com'è il polso di questa società, e quindi i drammi, le famiglie che si sfaldano, le persone che hanno necessità di farsi vedere sempre perfette, e invece poi dietro ci sono quelli un po'... Il personaggio potrebbe essere una specie di sordine, il vedovo, tanto per essere chiaro, no? C'è una figura che fa il ricco perché ha sposato una ricca, ma non è nessuno, insomma, no? Però poi lui si dà un tono, cioè, ecco, quindi questo... L'altro invece poi alla fine avrà una sua umanità. Aver scelto l'architettura è un fatto totalmente casuale, potevano essere due avvocati, cioè non mi interessava minimamente o due commercialisti oppure due... Sì, altre... perché si possono interscambiare le professioni, anche se un pochino poi quando si fa un tour di Milano, perché all'interno di questo romanzo con tutti i punti, uno potrebbe visitare la città di Milano seguendo anche questo romanzo. Però ci sono molto... anche tante citazioni e vie, quindi c'è una ricostruzione della città di Milano, di una Milano da bere anche, come si può... cioè, quindi non è... diciamo di uno spumante che andava male. Va bene, però... poi dopo... Uno champagne pazzesco. E poi un'altra cosa, queste trappole che io ogni tanto butto, per esempio... A un certo punto mi pare che il protagonista viva in via Santa Marta. Via Santa Marta conoscete tutti. No, al 17 che non c'è. 17 è un numero che non c'è, perché Santa Marta finisce col 15. Quindi vedete che c'è. C'è sempre questo gioco, insomma, nascondimenti, di situazioni in cui poi diventa molto difficile, ma. Il protagonista è Milano, cioè c'è questa specie di città che in qualche modo incombe. E c'è anche, se mi permettete, ho visto ieri sera, ho rivisto ieri sera un documentario di un'intervista bellissima di Mazzarella con Luciano Bianciardi. Ecco, la Milano che io sogno è la Milano della fine degli anni 50, che non esiste, ma non solo non esiste, la vedi solo in bianco e nero, e Bianciardi negli anni 50 dice questa è una città che parla solo di soldi, che parla solo di pubblicità, cioè è una cosa incredibile, sfortunatamente muore giovane, però il tema sostanziale è sempre lo stesso. Quindi c'è un po' di... ecco, non volevo essere anche nostalgico, quindi poi anche... No, non c'è nostalgia, non ma c'è solo una descrizione, una narrazione di questi eventi, di questa evoluzione anche della città di Milano, con il suo ambiente, con la società come si è evoluta, quindi c'è questa parte. Poi che non è rimasta statica Milano, quindi è stata descritta, questo, è stato descritto questo cambiamento. In negativo o in positivo dipende dall'interpretazione che uno poi ne fa, cioè io lettore come lo interpreto, quindi anche se qui sotto certi aspetti c'è una negatività per come è avvenuta, però diciamo è del, c'è un po' di indulgenza anche cioè, alla fine insomma, alla fine uno dice ma sì, sta andando, si vive, chiaro che non c'è Scerbanenko, però pazienza, insomma, non è che e poi c'è anche questo aspetto, una cosa che mi viene in mente. Allora, io quando ero piccolo abitavo in via Costanza. Via Costanza è una strada in via Washington che finisce vicino alla Borletti. Scerbanenko lavorava come custode, cioè io non sapevo quando ero piccolo che mentre io uscivo di casa per andare la prima volta a mangiare la pizza, che ero terrorizzato perché sono dovuto tornare alle 9 di sera, e quindi ero terrorizzato per questo buio, ero piccolo, cioè, non sapevo che in quello stesso istante Scerbanenko era all'interno della Borletti dove scriveva i suoi romanzi, dove scriveva le sue cose. Sì. Una
cosa abbastanza incredibile. Però delle potevo assolutamente. Che succedono, quindi che poi si. Che vengono fuori, quindi che è bello, cioè mettere a nudo anche tutte queste cose. Bene, lei attraverso la scrittura, possiamo dire, perché in un romanzo i protagonisti sono comprimari alla scrittura, ma quella fondamentale è la scrittura. In questo romanzo sì, abbiamo due protagonisti principali, perché gli altri sono, diciamo, delle figure che appaiono per portare avanti il romanzo, ma in realtà quella che vale è la scrittura. La scrittura dove lei non ha usato, sì in parte una scrittura colloquiale, ma nella vera scrittura, quella del romanzo, emerge che cosa? Che non si ha più pudore, uno scrive, scrive e basta, esterna, esterna tutto quello che... Questo è un altro argomento di cui mi piacerebbe parlare, io ormai... Io ho scritto circa 10.000 editoriali su 14 quotidiani, saggi di tutto, cioè non ho mai avuto tanta libertà nella mia vita, perché mi sono completamente liberato. Addirittura c'è un punto del romanzo in cui spiego perché la letteratura non potrà... 7 pagine al Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli ha la cosa per me. E dice, come l'architetto De Caro, consigliere dell'ordine, come si permette di con questi giudizi avventati, abbiamo dovuto smentire. Io avevo detto, andiamo in causa invece, facciamo una causa, perché sarebbe stata stupenda. Cioè era il momento in cui io mi sarei liberato su questa cosa, perché se io non posso parlare, se non c'è la libertà di stampa, basta. Cioè ho scritto una cosa molto leggera, ecco. Con la letteratura invece piena libertà mi sono potuto liberare, perché ci sono dei passi veramente un po' forti, ma si continua così tranquillamente perché diventa letteratura e la bellezza è questa. La sentiamo? Ora sentiamo. Poi magari ci torniamo sul tema di Milano, c'è un altro estratto che sarebbe interessante, proprio il sogno dove si sorvola Milano. E invece per quanto riguarda i passi un po' più forti, diciamo senza pudore, ne ho selezionato uno che devo dire che non è tra i più forti, proprio perché invece io ho pudore, perché non sto facendo letteratura, lo sto leggendo a voi, sono pudico. E allora, questo è l'estratto. La barista sola, di domenica in borghese, mangia al ristorante, verdure alla griglia, Coca-Cola e un caffè. Sembrava bella, invitante, appetitosa. Ora è solo un relitto alla deriva, nella solitudine domenicale post-prandiale. Si vergogna di salutarmi, eppure io che da solo mangio bruschette e mozzarella di bufala. Solo più di lei, che non ha trovato nessuno che potesse farle compagnia. È sudamericana, forse argentina o forse cubana, e il suo datore di lavoro, un ex ragazzaccio pugliese, prima di assumerla se l'è scopata e lo fa tutte le volte che vuole e lei lascia fare. Non è impegnativo perché il ragazzaccio non scopa realmente, semplicemente si sfoga, si masturba dentro di lei senza alcuna tensione, senza erotismo. Pornografia in uno sgabuzzino che puzza di sperma. Si capisce che lo fanno, ma nessuno dei due ha voglia di farlo. Lui è sposato e lei vorrebbe qualcosa di più, che non avrà mai. E intanto ha finito il bicchierone di Coca-Cola e digita nervosamente sul touchscreen, ma non è certa che qualcuno le chieda di uscire. Non è proprio certa. Grazie. Diciamo, con la lettura di questo brano si possono già aprire altre porte per quanto riguarda anche la tematica dell'amore, della sessualità, perché qui viene trattata specialmente anche l'amore come affetti, gli affetti familiari, perché prende questo romanzo la tecnica che è stata usata, una miscellanea, non ha usato solo una tecnica, ma tante tecniche letterarie messe assieme, la flusso di coscienza, la forma di diario e poi anche al monologo, infatti riportano date, orari e tutto quanto.
Quindi quanto è importante, diciamo, e quanto è servito essere, perché è stato architettato questa, la struttura, c'è un'architettura. Quindi come è avvenuto, c'è questa idea, perché dopo, cioè parlando dei due protagonisti, di Maurizio e di Giuliano, che sono antitetici, quindi sì, poi hanno dei nomi no, un po'. Sì, cioè questo sì, ecco, la scelta di scrivere sotto forma di diario, un po' libro per tutto proprio qua, e vanno in parallelo, in realtà poi si completano. Sì. Beh, alla fine non diciamo come no, finisce, sì, no, ma infatti io ho detto non spoileriamo, sì. Cioè non svegliamo niente. Non sappiamo, se, no, ma infatti cioè, io non dico, io non racconto mai niente, cioè completarsi che se non vuol dire proprio nulla. Cioè i valori dell'uno dell'altro, quindi non cioè, vengono affrontate queste tematiche. Ma io credo che l'amore verso le persone. Sì, cioè, sì, no, questo si può. Cioè non solo quello così, no. Un passaggio a pagamento, come si suol no. dire. Però secondo me è chiaro che, almeno per me, è un elemento sostanziale dell'esistenza. L'amore lo è sempre stato fin da quando appunto in via Costanza camminavo e vedevo le finestre di Renata Coates, io avevo 10 anni, lei 9, tra l'altro io ero piccolissimo, ero un bambino abbastanza piccolo, lei era una donna, cioè faceva paura, abbastanza paura come persona, perché era già una... E quindi evidentemente questo aspetto ha avuto un ruolo fondamentale nella mia vita, ma fondamentale perché credo che ci si completi in questa cosa, in forme diverse, però è stato, io mi sono sposato un paio di volte, quindi ho avuto un po' tutte le esperienze da questo punto di vista e volevo solo raccontarle queste cose senza entrare in abilità. Come è nato questo sdoppiamento tra i due protagonisti? Non lo so sinceramente, perché in effetti l'inizio del romanzo è non è Giuliano ma è Maurizio che parla. Maurizio, non Maurizio De Caro, peraltro si chiama Chemia, quindi qualcuno ricorderà qualche architetto, eccetera, ma non c'entra assolutamente niente. E l'altro invece si chiama Giuliano Dalla Pergola, quindi siamo in una situazione completamente opposta. Dalla Piccola, il compositore di musica contemporanea. Cioè, quindi, bene o male, a un certo punto io comincio con queste pagine, finisco con certe cose, dopodiché si passa a un'altra cosa. Sono momenti molto diversi, alcuni sono molto drammatici naturalmente, sì. Perché si parla di malattie, si parla della volontà che ha uno dei protagonisti di incontrare la famiglia, sì, poco di prima di morire, insomma, no? Di raggruppare questa famiglia allargata, che è fatta di mogli, di figlie grandi, di figlie piccole, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a una verifica, insomma, tra l'altro, non casualmente, gli invitati sono 13. Infatti, mi sono detta c'è anche la simbologia, sì, c'è veramente la inquietante, ma è stato quasi casuale. 12 a 13, esatto, anche no, era abbastanza non casuale. Non si può sedere 13 a tavola. Sì, infatti, detta questa roba qua. Ma ci pensavo a questa, sì, ma perché c'è stato un flusso, come diceva lei prima, che io non riuscivo più a controllare. È proprio così. E quindi poi ho detto, ma chissà se poi i due momenti potranno intersecarsi. Poi ho notato che si riuscivano a leggere abbastanza... C'è tanta simbologia. Sì, quindi e questo possiamo dire che è un romanzo dove c'è tanta realtà, tanta immaginazione e tanta simbologia. Cosa ne dici? Certo, no, sicuramente. Beh, io scherzo sull'immobiliarista, per sì? esempio, faccio questo ritratto degli immobiliaristi perché secondo me sono tutti così, ma magari mi sbaglio, non lo so, quindi scherzo un po' su questa cosa, però poi ci sono dei quadri abbastanza, ecco, nelle 400 piccole pagine del romanzo c'è una varietà di temi, c'è una varietà di simbologie, c'è una varietà anche di modo di raccontare, che da quello surreale invece ha una critica politica quasi, quindi si spazia da una cosa di un certo tipo a una cosa quasi opposta, insomma,
Però volevo che fosse tutto dentro questa specie di contenitore. Mi sono come liberato, perché non avrei potuto scrivere. È stato catartico, sì, una liberazione. Né un romanzo d'amore, né un romanzo di formazione. È tutto, non, è tutto. Non mi importava, insomma, questa cosa. Infatti anche a livello di politica, spara a salve, li lasciamo vivi, spara a salve su tutti, quindi sì. Ne ha per tutti. Quindi sì, anche... però non è che sono cose che potrei dire tranquillamente, è logico che il tema dell'ironia, dell'autoironia è una merce rara, cioè quindi poi diventa molto difficile, io vedo che soprattutto anche nei dibattiti, io partecipo a molte conferenze, a molti dibattiti, appena si comincia a spostare l'attenzione verso ambiti un pochettino... cioè io comunque rimango tra il futurista e il surrealista, insomma, io sarei stato benissimo a Cabaret Voltaire, cioè non è che mi interessi il fatto di stare tutto lì compito ed è per questo che poi io farò dire a questo protagonista da qualcuno che poi, di cui poi diremo, tu non sei così, sei un'altra cosa, sì. Non è vero che sei d'avanguardia, sei una persona che ama la famiglia, sei una persona che ama la rigidità, che ama alcune cose, quindi fai finta di fare il futurista, ma di fatto sei un poveraccio da questo punto di vista, ma non c'è niente di male. Esatto, ma non c'è niente di male. Leggiamo qualcosa? C'è qualcosa da... Ma si è parlato di tanti temi, quello politico, ma anche dell'amore, ma anche dell'immobiliarista, insomma. Però per ordine andiamo sull'ultimo tema accarezzato, ovvero il tema politico. E anche, diciamo, l'ironia nella lettura di questo tema. L'eclissi radicale, politica 1. Ne parla tutta la città, ne ha scritto la Brancuso in gramaglie. Nei salotti bene, nel quadrilatero, da qualche tempo si vocifera, ma spesso si rimuove. Nelle anticamere dei segretari dei partiti se ne sente la mancanza. Dopo lunga agonia e conseguente accanimento terapeutico, è finalmente scomparso il radical chic. Umanoide proteiforme, nato dal sarcasmo di Truman Capote, ma assurdo alla gloria planetaria grazie al velenosissimo verbo di Tom Wolfe. Da noi, nella periferia delle idee, il dandismo alla matriciana affoga nel niente in cui era nato, non si giustifica nell'origine che l'aveva prodotto. Con il Tyrannosaurus nano Arcorensis, il gioco era facile, ricchezze ostentate e volgari, figa multietnica disponibile, corruzione sudamericana sudaticcia, trasferimento di fondi all'estero nel doppio fondo della 24 ore di Anaconda. Sai che scorpacciata di insulti se il nemico è brutto, truccato, cattivo, milanese e milanista? Nel dissolvimento del governo Abbacchio, nell'afasia del Parlamento della Vaccinara, si torna al rigore che promette sodomie eque e indifferenziate, ma solo se si tratta del popolo. Popolo? Ma sì, quella cosa sfigata, non laureata, famelica di diritti arcaici, che non ha casa alle cinque terre, non ha barca da ballo, masseria galatina, da muso a Pantelleria e vigneto in Umbria. Ma los indignados, i giratodos, i giratondos, e il pueblo viola, e los arcones, dove stanno? In Toscana, a fare light yoga, in cameretta ad ascoltare il riff, e quel solidale della band di culto dell'Ecuador, al sit-in per una Russia semplicemente democratica, alla marcia per la protezione dell'alloco muschiato di Castelluzzo, qua aggiungerei alla presentazione del libro di De Caro, il radicalismo drive e trip, tip-tap, trap si è sgonfiato, non punge più nessuno e non provoca neppure risate nervose. Si autoalimenta nella deriva della prevedibilità e saccheggia il fondo del barile. A Milano, dove è tornato a splendere il sol dell'avvenire, le folle unite nell'abbraccio progressista hanno prodotto un governo molto global chic, ma poco attento al controcanto, specie quando arriva dalla stessa parte. L'opposizione conta solo i cadaveri della propria inarrestabile e prevedibile deriva. Grazie. Di Moretti Sol dell'Avenire, attualissimo. Sì, ma non voluto, abbiamo iniziato con la lettura Io sono il mago. Questo titolo, che comunque richiama
molto, la copertina che è molto bella, dove c'è un'ombra, l'ombra in avanti, noi parliamo generalmente l'ombra dietro o a fianco a noi, invece in questa foto che è stata scelta naturalmente, un'ombra di un bambino in avanti che si guarda di stacchina, quindi non... e il titolo Io sono il mago. Questo titolo richiama anche un'opera, una specie di autobiografia di Silvia Plath, la poetessa che dice io sono e così via, quindi ci sono. Però Io sono il mago, come l'ho interpretato io e ho fatto questo parallelismo, anche con una voce, la voce interiore, la nostra voce, il famoso grillo parlante di Pinocchio. Quindi cosa possiamo dire? La nostra coscienza, che la voce è molto importante, e qui la voce è la scrittura, sì. La scrittura che sta sempre a valorizzare il contenuto, perché uno non deve leggere giusto solo la storia, i personaggi, ma come viene scritto. Certo. Quindi la scelta del titolo Io sono il mago se ha a che fare con, diciamo, l'io o l'inconscio, diciamo, di questo romanzo, sicuramente la voce parlante, perché la voce è fondamentale, quindi in ognuno di noi, la ascoltiamo o non la ascoltiamo, non pensiamo mai alle conseguenze, come diciamo. Se mi dà un attimo, beh, intanto sveliamo l'arcano, questo sono io di spalle, no? A 3 anni, in un giardino di Trapani in Sicilia, e questa è una foto strana perché mia madre mi fa una foto di spalle, non è che si facessero molte foto ai bambini di spalle, ma quello che mi piaceva in questa foto è che credo che si capisca in maniera precisa una certa malinconia del personaggio, il bambino ha la testa leggermente inclinata, poi dà la sensazione di una certa solitudine, che sono una persona estremamente allegra, che vede tanta gente, eccetera, però poi mi piace molto lo stare da solo. E mi sembrava perfettamente una foto casuale, perché mia madre non avrebbe potuto immaginare che finisse sulla copertina di un romanzo, però anche questo abbigliamento un po' antico, perché sono bambini una volta si vestivano in maniera diversa, però mi piaceva soprattutto questa testa che inclinata. Peraltro questo è un luogo dove io un po' di anni dopo ho fatto finta di aver visto un UFO, quindi bene o male, perché ho visto arrivare questa luce e quindi sono rimasto colpito da quello spazio, quindi volevo... Io sono il mago, perché io sono il mago? Ognuno di noi è un mago per alcune cose, insomma, mi sembra evidente. Ma questo personaggio che entra dicendo sì, sì. Io sono il mago, ma alla fine è un personaggio dentro. Il mago compare 3 volte nel romanzo. Una prima volta perché va a trovare il protagonista, una seconda volta e poi una terza volta alla fine del romanzo. Sì. E secondo me in poche pagine è il vero protagonista, probabilmente. Sì. La voce. È la voce interiore. Ma no, un po' grandelliana, che poi noi siamo purtroppo, storicamente siamo schiacciati da questa presenza pirandelliana, cioè perché sì. È ovvio dal punto di vista etnico, quindi necessariamente abbiamo questo riferimento con questa cosa della finzione che ci ha devastato continuativamente, cioè diventa sempre più difficile cercare il concetto di maschera nella società. La maschera, quanti certo. personaggi, uno, nessuno, 100.000, quanti c'è? Certo. Questo è importante, invece il mago, io sono il mago. Cosa dice? Ma soprattutto, perdonami, la questione dei 6 personaggi in cerca d'autore, dove addirittura un'opera teatrale diventa un'opera teatrale sì, su un'opera teatrale di Pirandello sì, che sì, dice che lui fa cerchiamo sì. Cosa, 6 personaggi in cerca d'autore. Capisco perché al Valle è stato fischiato nel 1936 perché era talmente avanti che non si poteva assolutamente immaginare. Ecco, quindi questo aspetto tra la finzione. Ecco, non dimenticate anche questo aspetto, il tema della finzione pirandelliana è sicuramente un elemento molto siciliano, sì. Molto siciliano, non perché i siciliani fingano, attenzione, ma perché c'è questa dissimulazione, insomma, su un po' di cose
E quindi evidentemente è molto importante, non e poi evidentemente questa figura drammaturgica rappresenta uno degli ultimi picchi del teatro del Novecento. Ma questa voce, chiamiamola voce, io sono il mago, perché alla fine è un personaggio che parla, quindi perché comunque in un romanzo tutti i protagonisti in generale parlano, però abbiamo sia un linguaggio verbale e sia un linguaggio non verbale. La voce, che apparentemente è un linguaggio verbale, ma in realtà è un linguaggio anche non verbale, perché per il timbro, la modulazione, quindi ci sono altre caratteristiche. Quindi la voce del mago che si fa sentire, cosa... Beh, è la coscienza, è chiaro avesse questa coscienza per cui questo signore, che peraltro è esattamente identico al protagonista, sì. Quindi c'è anche questo aspetto per cui si disvela questo doppio, no? Quindi da una parte abbiamo questo... Io ho immaginato, non voglio dire che è il mio architetto di riferimento, però un architetto che io conosco, che è molto così, e questo mago è esattamente uguale a lui. E lui non si accorge che sia uguale, rivede esattamente se stesso, ma addirittura la pochette di un certo tipo, l'orologio, la scarpa, eccetera. E dice, ma questo mi ricorda qualcuno? Chi è questo? Ma perché noi non ci conosciamo. Ha la stessa voce, parla nello stesso modo, ha la stessa modulazione fonetica, cioè quindi a un certo punto lui si trova di fronte a questo che gli dice, io so quello che hai fatto. Non hai fatto gli esami perché noi non ascoltiamo la nostra voce. Gli dice, tu non ti sei laureato dopo, cioè dici delle cazzate che pensano, ma dici, come ti permetti, io non ho mai fatto una cosa, cioè no, non è vero. E poi alla fine gli dice questa frase, secondo me topica, perché a un certo punto gli dice, sai cosa ti dico, tu non sei assolutamente un uomo d'avanguardia, tu sei un uomo legato alla tradizione, non c'è niente di male poi. E lui rimane scioccato da questa cosa, perché lui si è sempre presentato come l'uomo no, così alternativo, eccetera. Quindi questa cosa qua. E il mago è anche un'altra figura che è venuta fuori dopo, perché poi il titolo, come sempre, è stato dato alla fine del romanzo, non all'inizio. Leggiamo, sì. Prego. Allora, diciamo che forse l'estratto più adeguato adesso tratta il tema dell'esserci, quindi io sono. E, è una poesia intitolata Una sola parola, che potete trovare all'interno del mio romanzo. Una sola parola. Ho sentito il suono di una parola, sola, nitida, lucida d'acciaio, quasi serena. Rincorreva il suo significato senza farsi notare. Era levigata, di sasso, imprevedibile come un ricordo, come l'incontro rinviato, come la rincorrente rinascita del giorno. Ho sentito crescere quel suono, giuro che l'ho sentito, e mi ha reso cosciente dell'enigma, del pensiero che sceglie un tracciato per apparire. È scomparsa. Poco prima di darmi coraggio, di descrivermi e di rendere plausibile questo mio irreversibile esserci. Hai scritto tutto di sé. Sì. Possiamo dire che la parola in questo libro è importante. Sì. La parola finisce liberamente. Capisco anche la difficoltà, cioè nel senso che è un romanzo molto denso, cioè non ha... sì. Ma questo fa parte anche della... Io ho sempre fatto una battaglia contro, per esempio nell'ambito della musica, per un certo tipo di musica. Io sempre... contestato chi dice no, ma questa, la musica contemporanea non funziona, cioè è una roba inascoltabile, non va bene. Perché in effetti anche la complessità della letteratura è solo una questione di esercizio, come ha detto lei, cioè nel senso che Pynchon è difficile da leggere, è difficilissimo, cioè in un capitolo ci sono 14 elementi diversi, personaggi, gente che non si capisce da dove compare, da dove è arrivato quello. Allora, è logico che un certo tipo di letteratura postmoderna sicuramente è un pochettino più impegnativa, ma noi siamo, scusate, uomini di questo tempo. Non possiamo pensare a... non sto dicendo che è più facile scrivere come Tolstoi, assolutamente no,
ma noi non apparteniamo più a quel mondo. Non riuscirei, io riuscirei a scrivere a Madame Bovary, ma non solo per l'eleganza della letteratura, perché non c'è più quel rapporto con quegli elementi, non so come dire. Allora, per me la contemporaneità è questa roba qua, l'instabilità, il fatto di non capire dove sei, perché, cosa succede, cosa non... Cioè, è questo il tema, noi siamo questa fragilità. Ma capite? Infatti, cioè, ad esempio, quando uno vuole conoscere la realtà di un'epoca, è giusto leggere queste romanze, e non altre, perché rappresentano l'epoca. E in questo caso è uno spaccato, cioè, è uno spaccato della società attuale, possiamo dire, c'è un pochino qualche ricordo che ci sta, qualcosa, però è attuale, quindi se uno fa 100 anni volesse diciamo, conoscere un po' la Milano di questi anni, un romanzo del genere, romanzo di Maurizio De Caro, si presta, intanto fa conoscere la città di Milano nei suoi meandri, nelle sue serate, nelle sue giornate lavorative, tutto quanto. Quindi c'è la Milano presente qui, una tipologia di vita che è diversa da quella siciliana, capito? Questo, quindi no, cioè, ma anche altrove, quindi io da siciliana posso, cioè, quindi non è completamente un vissuto, un vivere diverso, quindi non è veramente, ci si ritrova a scoprire anche Milano con i suoi luoghi, perché Milano è bella anche, ma come, ad esempio, io la amo, anziché dirmi, cioè, tra una proposta, senti, andiamo in campagna a Milano, mi spiace dirlo, però perché molto, ma come? Sì, perché non lo so, Milano per me è Milano, quindi mi ha affascinato questo percorso, anche perché ho vissuto tanti anni a Milano, quindi ben 14 anni, certi luoghi li riconosco, quindi per me è stata una mappa orientativa e diciamo che ti conduce a determinate situazioni anche, poi, in realtà. Poi, se mi permette, ci sono anche, io ho avuto la fortuna nella mia vita di incontrare delle figure che hanno fatto la storia, insomma, del Novecento, nel mondo della musica, nel mondo dell'arte, nel mondo della letteratura. Sì, presenti, citati, e quindi è chiaro, ma poi sono sempre stati incontri anche sbagliati, cioè nel senso che io quando ho incontrato sto caso nel 76, è logico che quando incontri il più grande compositore vivente in quel momento, pensi, oddio, chissà questo cosa farà, cosa dirà, cosa c'è. Invece sto caso era appoggiato contro un muro, stava lì con la sua Sariana, non ha parlato con nessuno, non ha detto niente a nessuno, però ha detto domani sera venite alla Scala, che c'è la prima del lift, quindi, cioè, è quello, perché uno sempre, cioè, è logico che uno pensa, eccetera. Però secondo me gli incontri poi ci hanno formato. Io non dimenticherò mai l'incontro con Gio Ponti, per esempio. Gio Ponti stava male, era quasi cieco, eccetera. Me lo ricordo buttato in questa sedia a casa sua in Via Dezza. E questo grande architetto che ha quasi 90 anni dice: purtroppo mi piacerebbe essere un po' più giovane per fare qualcosa per questa mia città. Cioè lui aveva voglia di lavorare, cioè non so come dire, quindi queste cose ci hanno, i vecchi insomma di questa città ci hanno forgiato come i poeti, come vicino a casa mia abitava Alda Merini, cioè quindi vabbè, con la Alda bene o male, vabbè, lei era un po' particolare, però insomma era un personaggio straordinario. Ha presentato il miracolo di Milano. Sì, ma il problema, bisogna estrapolare, cioè, secondo me lì Bianciardi aveva perfettamente ragione, cioè, Milano negli anni 50, cioè, in una trattoria, si trovavano figure incredibili, incredibili. Allora, a un certo punto, non c'era, capisce, oddio, è arrivato Umberto Eco, perché era là, cioè, non era so come normale, dire, era normale. Con sì, quella l'ho visto tante volte, non c'è. Pensavo che poi, sapevo benissimo chi fosse, eccetera, però era una città che non aveva ancora quell'atteggiamento dei ricchi. Ecco, come sono cambiati i ricchi? Come sono cambiati i ricchi? Beh,
Io la scuola con uno dei figli di Pirelli. Di Pirelli, Alberto Pirelli. Cioè, lui passava e c'era scritto sopra il capitalismo italiano. Pirelli non abitava a casa normale. I figli, la manovra, la Golf GT, sì, blindata, blindata perché avevano paura che lo rapissero, ma non è che... No, però, capite cosa voglio dire? Cioè, immaginate oggi, avvocato, ma per carità, chi piacciono le auto veloci è bellissimo, però cambiava proprio questo atteggiamento e nessuno avrebbe mai posto il problema, oddio, io sono uno dei più grandi contribuenti di questa legge. Ma secondo me perché c'era anche una sorta di delicatezza, perché loro davano un contributo lavorativo, quindi erano padroni e comunque c'era un contributo a livello sociale, si sentivano superiori perché avevano bisogno anche dei lavoratori, ma era un sostegno. Quindi non una figura antagonista, ma un pochino, sì. quindi diciamo, c'era Alberto Falk. Alberto, io l'ho conosciuto molto bene, dovevamo fare un progetto lì alla Falca, dove avevano le fabbriche loro, quando siamo andati a vedere, a fare un museo lì dentro, no? E siamo andati in questo Venezia ad Alberto, che tra l'altro era un uomo anche abbastanza inquietante, perché era alto 2 metri, quindi faceva un po' paura, cioè, questo basettone, cioè con queste ciglia gigantesche, eccetera, sopracciglia. E quindi, bene o male, anche lui, cioè, era una figura, beh, io sono Falk, ok, sono Falk, ma quanto roba dobbiamo fare? Ma cos'è questo museo? Perché cosa facciamo? Cioè, non è che c'era questo... Ecco, è un mondo naturalmente dove queste 7, 8, 10, 15 persone, Bonomi, cioè della Bonomi, questi qua, poi nascono le grandi contaminazioni, perché giustamente dove ci sono i soldi arrivano i roditori, cioè mi sembra evidente, ma è evidente perché... La città è fatta di luccichini, no? E quindi è logico che attrae. E poi succede quello che succede, ma ripeto, non è nostalgico, è un altro mondo. Cioè, non credo che esista un capitalista come Pirelli. Cioè, Pirelli era un uomo talmente rigido che non cioè, era quasi una un'altra figura che non ho conosciuto naturalmente per ovvi motivi, ma che ho visto una volta passare, è stato Cuccia. Cioè, Enrico Cuccia passeggiava tutte le mattine da, qualcuno lo sa, da via Mascagni a Mediobanca. Allora, era alto, era piccolino come me, un po' più piccolo addirittura, aveva una gendona così che teneva così, cioè, sta gendona gigantesca. E questo, vedevi, questo fantasma che attraversava, che era il padrone del capitalismo italiano, attraversava la galleria. Io sono entrato davanti in un bar lì davanti alla scala e quando sono entrati non ha detto una parola, nessuno ha detto una parola, gli hanno preparato il caffè perché sapevano già, basta, nessuno ha detto neanche buongiorno, buonasera, lui è uscito, se ne è andato, cioè, ecco, adesso senza esagerare, questa era una cosa... Se mi permette, la cesura c'è stata nel 1986 con la nascita di Milano Finanza. Quello è il capitalismo di un tipo. Dall'86 di Milano Finanza con Panerai nasce un'altra finanza. Sì. Se mi permettete, secondo me, visto che lo conosciuti sia Fabio che Cuccia, erano una persona di una cultura che oggi non esiste. Esatto, bravo. Questo è conosciuti perché erano degli e quindi c'era quella cultura che oggi manca in più, soprattutto accompagnata dal Danaro, che fa la differenza. Quanta gente hai visto? Corte, ma non è una cultura di conoscenza, è una cultura di... Vieni avanti. Giorgio, vieni qua. Giorgio, vieni sul palco, vieni. Mentre lui viene, vi dico che Alberto Falco è stato fino alla morte presidente del Centro Amici del Libro, che è un'associazione qua, di bibliofili. Viene stampato un libro all'anno di altissima qualità
e illustrato da artisti no profit solo, e Falk ci teneva moltissimo alla tipografia, all'argomentazione, agli artisti, con una forma di generosità incredibile. Sì, io però non voglio entrare nel merito del capitalismo, perché sennò non è un ambito che ho conosciuto. Adesso che ho frequentato. Adesso l'associazione ha la figlia come presidente. Visto che abbiamo parlato e toccato, cioè, un po' la Milano, di cultura, leggiamo qualcosa. Esatto, leggiamo un estratto che appunto racconta Milano. È un sogno, e quindi vi chiedo chi ha voglia di chiudere gli occhi e sognare con l'autore. Voglio raccontare un sogno. Volavo basso, diciamo 70, 80, 100 metri dal marciapiede, all'incirca come la vista della Torre Cuccalfa. Il parco Lambro mi sembrava perfetto, pulito, pieno di cascine, come un fiume. E quartieri moderno agganciati alla sua traccia ambientale. Via Feltre, la storia. Milano 2, la cronaca dell'architettura. Non mi sentivo affatto Harry Potter, ma l'estensione sensoriale del mio desiderio di conoscere la città per poterne penetrare i più profondi interstizi. Un'indagine quasi biologica per trovare, scovarne il DNA, il codice genetico. Sono atterrato sulla Torre Velasca, così, perché mi sembrava interessante la prospettiva verso la galleria, la piazza del Duomo e la cattedrale. Era di notte, ma non potrei giurarci, perché le luci a volte sembravano gibigiane. Ma la visione, giorno o notte che fosse, era nitida, precisa, quasi in 4D, ad altissima definizione. Saltavo con grande controllo dell'energia da un tetto all'altro, da un terrazzo all'altro, da una falda ad una chiesa, cinema e uffici, piazze e strade, naviglie d'arsena, parchi e aiuole, la fiera, i teatri, i cantieri. Tutto si muoveva in una strana percezione tersa, come se l'aria non avesse agenti atmosferici contaminati, come se la nebbia o la foschia fossero state un'invenzione gaddiana, cui nessuno avrebbe mai creduto. Il parco Lavizza e le circonvallazioni, le sede faraoniche dei consigli di zona, la fabbrica del vapore, i vuoti, non deserti, proprio pieni dell'assenza umana, non erano andati via tutti, non c'erano mai stati. La città era vera, la sentivo, la vedevo, reale, ma non serviva più a nessuno, e forse non era mai servita a nessuno. Solo opere di architettura per 2500 anni, costruite da chi e per chi? Grazie. Un viaggio dall'alto, quindi vedere questa. Che mi serve per analizzare lo strato urbanistico della città. Sì. Quindi possiamo dire che questo romanzo è anche un romanzo rizomatico che si stende, quindi molto bene, quindi lo avete su questo, perché questa scelta, cioè, e non in maniera verticale, ma come che tende a toccare tante tematiche senza, cioè, approfondire, sì, senza approfondire, ma interconnesse tra di loro. Perché quando uno scrive poi alla fine vuole dire cose possibili, a un certo punto, come dicevo prima, l'idea della... non ero così certo che potesse avere una sua logica tutto questo, però indubbiamente era come un sistema nervoso, non so come dire, allora non sapevo se toccando un pezzo del sistema ci sarebbe stata comunque un'irrorazione del sangue piuttosto che... E quindi questo aspetto, ecco... Poi magari sono anche cose che ho scritto prima, che non mi ricordo, eccetera, per cui io non, poi non rileggo quasi mai, cioè, quindi bene o male anche questo aspetto ho lasciato libera poi l'espressività. Sicuramente in questi passi che ha letto Marco, senz'altro ci sono dei momenti di profonda identità con quella città che insomma per alcuni c'è, per altri non c'è più, insomma, però... era inevitabile che giungessero messaggi
non nostalgici, ecco, cioè sì, questo, sì, no, questo secondo me, sì, sì, no, no, questo secondo me è chiaro, è chiaro. Sì, non c'è nostalgia. Non, no, non io c'è. Penso sempre a quello che accadrà, anche se brutto, faccio un esempio, mi sopporto anche il concertone, perché il concertone del primo maggio mi racconta la musica dell'adesso, che a me non sì, piace. Però cerco di capire. No, ma cerco di capire per quale motivo funzionano gli stessi testi, le stesse armonie, certo, non è che possiamo fare il concertone con Lucio Dalla, con De Gregorio, cioè, palle. Quindi è chiaro che... come cambiano anche cioè, i cambiamenti, i tempi, assolutamente, la gioventù, cioè il nuovo. Cambia quindi con l'espressione, anche se certe cose no, cioè in luce esistono sempre, quindi la lotta verso qualcosa, quindi no, il lavoro, mettiamo certi diritti. Ecco, forse l'unica cosa che io vedo di completamente diverso è il tema che io ho sempre immaginato questa città come una città veramente accogliente. Sì. Una città che era una grande mamma, capace di accogliere anche chiunque, che comunque anche se faceva l'operaio della Breda riusciva comunque ad avere la sua casa, la sua... Oggi evidentemente mi sembra una città, noi scherzando, gli studi diciamo sempre, è un circo per ricchi, cioè, quindi è chiaro che sta diventando da questo punto di vista quello che io ho già visto diventare Londra quando studiavo a Londra, che dicevo ma com'è possibile che in questo posto una casa costi 5.000 sterline al mese, invece, però è purtroppo è un'evoluzione e bisogna guardare, ecco, in questo è molto diverso, in questo è cioè che è il tema della speranza poi, insomma, no? Speranza, Tuzzi in una lettera che forse aveva pubblicato su Corriere della Sera o qualcosa, e lo scrittore Tuzzi diceva ma non scandalizziamoci se costa tanto, alla fin fine Milano è vicino, si può andare a vivere fuori Milano, sì, sì, in periferia e subito siamo, quindi c'è, per quale motivo stare sempre a dire Milano è cara, Milano è cara, sì, sì, ma... poi è raggiungibilissima, quindi c'è, dava una giustificazione a questo cambiamento, quindi un'osservazione appropriata, quindi non c'è, no, no, ma io infatti ripeto, non ho nessuna, non è che il capitalismo lo vedo come un fatto, per carità, se genera benessere è una cosa che può essere sicuramente utile, è logico che rispetto ai rapporti umani è una città... viene un pochino meno. Ma basta guardare, senza andare a vedere i grandi capolavori del tardo neorealismo italiano, sto dicendo anche sui fratelli, per carità di Dio, ma quelli dopo, cioè i film degli anni 70 e degli anni 80, dove c'è il povero Pozzetto che fa sempre questa roba qua, non è che mi interessi il Pozzetto, che è bravissimo peraltro, ma come lui racconta questa città, cioè che è una cosa, la stazione centrale fatta in un modo, quell'altra roba è fatta... Oggi raccontare oggi la città è veramente difficile, è molto difficile, perché è una città talmente frantumata da sovrapposizioni che non... È stratificata, ormai, tante... Sì, sì, infatti. C'è qualche altra lettura? Ma c'è un libro in mezzo. C'è un libro, lo so, però non possiamo... No, però mi piaceva lanciare una provocazione, perché il tema che stavate affrontando è attuale e tocca soprattutto la mia generazione, che in questa città vorrebbe viverci, ma non se lo può permettere. E quindi volevo lanciarvi una provocazione: in questa città dove non ci si può permettere di pagare l'affitto, cosa succede? Decontestualizzo completamente il testo, però insomma sono sicuro che coglierete. Pagare la retta del Politecnico. I primi sono stati gli amici intimi del mio ragazzo, che inequivocabilmente mi volevano trombare, anche davanti a lui, ma si contenevano. Poi, mi dice Luisella, una bellissima studentessa di ingegneria aerospaziale, l'ho data a Giacomo laureando di fisica per 50 euro e ricordo che gli ultimi 5 me li ha dati in monete da 50 centesimi. Da allora ho capito che non era male. In fondo ho sempre avuto pessimi amanti e per un quarto d'ora avrei potuto sopportare qualche sfigato infogliato e per 100 euro. Così mi pago l'appartamento in via Pacini e le tasse universitarie.
E poi tanti sfizi che i miei operai della Insetto Luino non si sognano nemmeno, ma forse sanno e inconsciamente approvano. In fondo mi volevano valletta in televisione. Ed io, una parte del percorso, l'ho già fatta. Finirà, finirà presto. Mi laureo a giugno. Magari faccio qualche provino. Sì, non è la televisione, ma magari l'infanzia. Ne ho scritto su Affari Italiani, molto di queste cose, perché ho avuto delle persone che hanno subito, insomma, violenza, questo è un altro aspetto. Ecco, una cosa indiretta del romanzo, io scrivo nella parte finale, dico che come questi due protagonisti trattano le donne, è una cosa abbastanza oscena, ma io me lo posso permettere perché è un romanzo. Però indubbiamente mi distacco da queste situazioni, perché queste, come dicevo all'inizio, sono delle figure abbastanza orribili. Quindi tutto sommato questo è un altro degli elementi della tensione sociale che io sento risorgere, che non è soltanto legata alle violenze sessuali, ma è legata anche a tanti altri tipi di violenza che io vedo, percepisco, insomma, nella società. Una specie di... cioè abbiamo questa sensibilità come architetti, al di là di... ma ce l'ha chiunque poi alla fine. Quindi secondo me la letteratura ci aiuta anche bene o male a raccontare, insomma, dove siamo arrivati e perché abbiamo bisogno di tutto questo, mostrarci per quello che non siamo. Eh sì, perché voi anche architetti vedete il cambiamento, diciamo, di una città e di conseguenza anche dell'utenza, come sta cambiando ancora, con tutti i progetti urbanistici che stanno avvenendo. Quindi la Nolo Noce qua da Milano. Sì, poi noi anche abbiamo la pretesa di scrivere la Bibbia su una certa cosa. Quello che è interessante è per un dibattito su forme di scrittura, cioè non dimenticate che poi alla fine la letteratura è una specie di esercizio di scrittura. Non è una voce, il contenuto sì, va bene, però alla fine io sento anche il suono delle parole, quando leggeva Marco sentivo il suono delle parole che leggeva Marco, perché per me sono molto importanti. Ecco, in questa la composizione della frase è molto più importante per me rispetto alla punteggiatura. Sì, ho visto, perché è stato... Non è una novità, però... No, insomma, perché è stato usato questa tecnica. Sì, questa tecnica linguistica. Potrebbe sembrare... cioè, fatta, diciamo, oh, ma si è dimenticato qualcosa, no, è la scelta. Sì. Questo raddoppiare, quello che... No, ma anche la punteggiatura, anche non dopo il punto... Sì, 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 non c'è... Così, no, perché no, è stata una scrittura libera, veramente, sì. Quindi non... Ma non poteva essere diversamente, perché in effetti ho detto almeno il primo romanzo, penso sarà l'ultimo che scrivo, ma in qualche detto, modo... In qualche... No, non lo so, ecco. In qualche modo devo essere completamente libero. Allora se mi metto a fare tutto il ragionamento che fanno i grandi linguisti sul tema della composizione della frase, non esco vivo. Per esempio anche le spaziature, ho fatto una fatica terribile. Prendetela appunto come un elemento sonoro, cioè appunto una lettura, bene o male, la voce che parla, come se mi mettessi qua e raccontassi quella roba lì, insomma, ecco, questo un po' il tema, al di là dei contenuti. Qualche domanda? Qualche curiosità? Ma io ho un paio un po' collegate. Volevo sapere, immagino la risposta, se questi due personaggi, ma tutti i personaggi, in un'altra città sarebbero le stesse cose, e quanto Milano, più che un'ambientazione, è un personaggio anche lei. È una bella domanda questa, Fabio, perché bene o male io sono completamente iscritto in questa radicato. Realtà, quindi faccio un po' fatica a pensare di stare altrove. Non ti dico, anche quando studiavo a Londra era una cosa terribile, non vedevo l'ora di tornare a Milano, insomma, questo era un po' il tema, un po' tutti noi, alcuni insomma. No, non credo che si potrebbe spostare, anche perché dovrei avere una conoscenza di un'altra città
così profonda. Milano, hai detto bene, è un protagonista, è una protagonista, è un protagonista perché è una città, è la quinta che per me è il posto dove, così, non so, come mi sento come se fosse la pelle. E quindi se dovessi ambientarlo a Torino, a Verona, no, bellissimi posti, ma non riuscirei neanche a raccontarlo. Però ha una sua personalità, questa città. Sì, ha una sua personalità molto profonda e che tra l'altro non perde, nonostante il massacro che ha subito per tanti anni, forse decenni, ne ha subite di tutti i colori. E prima c'era il terrorismo, poi c'è stato... poi c'è stato Tangentopoli, poi c'è stato di qua, poi c'è stato di là. Si rialza. Sì, è una città che si rialza. Adesso si è rialzata forse un po' troppo, quindi comincia a volare, però insomma va bene. Facciamola volare, ma non facciamo l'errore di dire abito a Milano, quindi chissà che cosa cavolo sia. Perché poi sai, Milano, solo Milano, il resto non c'è. No, guardate, quando sei giù in Sicilia, e io ho abitato per 14 anni a Milano, mi dicevano: ma abiti a Milano, Milano? Sì, a Milano, Milano, perché ho abitato in varie zone di Milano. Quindi c'è questa, non nel centro, Milano, Milano. E quindi era bello sentirselo dire, c'è questa affermazione e come conferma, perché molti dicono abito a Milano, ma gravitavano. L'avrete sentita sicuramente, tu abiti a Milano, si conosci Giovanni Antonelli. Comunque, ma perché Milano c'è anche questa cosa, cioè all'estero immaginano che, non so, l'epoca d'oro, insomma, Gianni Versace potesse camminare per la città, incontrava Armani, ciao Giorgio, ciao Gianni, come stai? Mai visti, cioè non sono mai visti tra di loro, quindi è una cosa abbastanza curiosa questa. Ci sono altre domande? Devo fare una domanda. Nella stesura del romanzo, ad un certo punto volevi cambiare il titolo. Innanzitutto, qual era questo titolo e perché? No, volevo usare l'incipit, l'epigrafe di Ungaretti, la parola impotente, perché anche in quel caso, come nella famosa poesia di Ungaretti, lui dice che non riesce, neanche lui riesce ad esprimere quello che vorrebbe effettivamente, quindi un grande genio della letteratura, non riesce, quindi la parola impotente da questo punto di vista, quindi anch'io volevo mantenere un distacco rispetto appunto alla narrazione, perché non, per quanto interessante, preciso, che lo scrittore entra proprio nel merito di non so, Rotto, gente così, non riescono mai ad arrivare esattamente a quello. La potenza della parola vera. Se potessimo raccontarlo un libro, sarebbe molto più facile, cioè, mettiamo qua e raccontiamo tutto il libro. La scrittura comunque ha delle mediazioni. Poi come stavi quel giorno quando scrivevi? Io ho avuto dei... Sì, l'umore. Scritto, l'umore cambia, ho scritto in posti orrendi, ho scritto in posti bellissimi, ho scritto in posti dove ero incazzato, o forse ero allegro, poi non so, cioè, era una cosa un po'... Questo è sicuramente... Sì, questo l'avevo... Poi sono tornato perché poi alla fine volevo lasciare così. Scusi, una riflessione sul titolo del libro, per continuare quello che diceva Eugenio. Io sono il mago. Il mago, immaginazione. Quindi, alla fine si condensa in immaginazione. Il mago, immaginazione. Il mago, in latino. No? Sì, il mago. Facciamo anche... Certo. Un'analisi no, ma infatti si parla di inconscio, di immaginazione. Sì, non ho letto il libro, insomma, però... No, ma lo troverai. Certo. No, queste sì, belle cose, questa osservazione pertinente. È assolutamente quello. Infatti il personaggio del mago, che compare in pochissime pagine, è una figura fondamentale. È come se spiegasse la situazione. Cioè, è veramente il Deus ex machina che arriva come nel... Esatto, sì, arriva nella commedia greca e quindi racconta perché l'artefice, eccetera, eccetera. E quindi evidentemente questo aspetto... A proposito di questo, mi viene in mente per i più vecchi, naturalmente,
quando fecero l'Odissea in televisione, c'era Ungaretti, io rimasi sconvolto perché Ungaretti leggeva l'Odissea con questo proprio... Sì, era una roba mostruosa, cioè, era una cosa che proprio ti faceva quasi paura. Quindi mi viene in mente, questo bellissimo, quando si facevano, come si chiamavano, sceneggiate, sì, esatto, che è un'altra cosa, non nostalgico. Però effettivamente, ecco, un altro aspetto, l'immaginazione mi è servita per raccontare alcune cose, anche velandole un po' di mistificazione. Certo. C'è un momento che è vero, io l'ho ripetuto anche in un'altra occasione, il momento in cui mia madre muore, la notte in cui nasce mia figlia. Quindi c'è questo distacco da mia madre nello stesso momento, cioè nello stesso istante in cui mia mamma muore alla Columbus, due ore dopo nasce la mia prima figlia, cioè Ludovica. E c'è questo distacco. Sì, sì, è una cosa abbastanza inquietante, perché effettivamente era malata, non stava bene, aveva 49 anni, cioè non è che avesse 90 anni, cioè quindi era anche una... Ecco, quella è una cosa reale, che però io ho un po' allentato, dico che una cosa vera, che ho scavalcato il muro della, di una clinica della San Pio X per andare dalla bambina, e quindi però ero un po' in trance, perché tra l'altro io non ero presente quando lei muore. Quando muore mia madre, io ero da un'altra parte, quindi mi telefonano senza dirmi neanche che è morta, dicendo vieni che cioè, alla Columbus, alla clinica che c'è lì alla fiera. E mia madre era... Comunque il motivo ricorrente è l'immaginazione. Quindi non sapremo mai, visto che mia madre è stata la fotografa della foto, cosa mai pensato di quella qualcosa di esoterico. Ma c'è un'altra cosa di molto esoterico, che è il fatto che io abbia conservato una foto che ha più di 50 anni. Cioè è una cosa assurda, io non so dove si, da dove sia uscita sta foto, perché io non ho foto. Magico, forse non, più che assolutamente così. Tenendo conto che non sono un esperto, tenendo conto che i romanzi immaginativi, i romanzi fantasiosi, il suo è un romanzo immaginifico. Io sono rimasto ancora al detto che l'ultimo mago è Isaac Newton. A questo punto, quanto di quella fisicità, quotidianità, concretezza, profondità c'è e quanto è di fantasia? No, allora la fisicità, questo lei ha detto come se l'avesse letto, perché... No, non l'ho letto. Ah no, no, infatti, ma per lei sta dicendo una cosa, a me piace molto l'aspetto fisico, cioè io mi ritengo una persona estremamente immaginativa, ma anche molto fisica, non so come dire, tocco sempre, proprio una cosa quasi tattile. È logico che in questa ci sono molti episodi sicuramente, inventati, ma qualsiasi cosa, una spiaggia non è la spiaggia di cui io parlo, è un'idea di una spiaggia, ecco la letteratura, non può essere una cosa diversa, anche se è esattamente disegnata come l'ho vista io in Sicilia, a San Vito, no? Non è quello, e così vale tutto il resto, quando io parlo di una città, la città dove io sono nato, in Sicilia, cioè è chiaro che sia Trapani, cioè è una città idealizzata, cioè non è assolutamente quello che... Poi io sono tornato dopo tanti anni, perché non ci andavo mai, abbiamo tanti parenti ma non ci vado mai, mi sembrava tutto molto più piccolo, perché io me la ricordavo la prima volta, la strada mi sembrava una cosa... mi sembrava enorme, possibile sta cosa. No, ma perché da bambino lo vedi tutto tanto... No, ma è una cosa che se tu stai lontano da un luogo per anni, dopo un po' non ti rendi conto, ma era così lo spazio, ma Corso Garibaldi, che è la strada principale di Trapani, dove io sono nato, perché all'epoca tra l'altro... si nasceva in casa, quindi c'era l'ostetrica, cioè mi sembrava una cosa piccolissima, impossibile. Sì, era dall'altra parte, c'era la litoranea, c'era il mare, ma anche lì io non mi ricordo il mare, ecco, anche il mare, cioè non è che io ricordi, ho dei ricordi fantasiosi, cioè della musica, non
non ho una percezione proprio. Anche la prima volta che vengo a Milano con l'aereo, cioè... vabbè, un po' così, però hai la foto. La foto tangibile, perché la foto è fatta alla villa comunale di Trapani, e questa villa dove d'estate facevano le opere liriche. Io quando ero piccolo, purtroppo, perché poi ho amato moltissimo l'opera lirica, ma all'epoca era un po' diverso, mio padre e mia madre mi portavano a vedere cose terrificanti per 3 ore, sono continuo morto. E oltre a questo, e questo li ringrazio, ogni domenica si andava al cinema a vedere cose che un bambino non so, Gattopardo, cioè tutto succede di cose terribili. Però adesso li ringrazio, insomma, perché sono stati all'epoca, diciamo, che circolava, no? Oppure questa no, qualcosa. Chiudiamo. Bene. Con se non c'è qualche altra domanda. Ah, io ho una piccola curiosità, però prego. Io? Sì. Voglio dire 2 cose. Allora, io frequento da un po' di anni Maurizio e devo dire che ogni volta che lo frequento mi diverto, perché è un personaggio sempre spiazzante, nel senso che ti dice delle cose serie e poi dopo un secondo le frantuma. Questa cosa è spiazzante, soprattutto in una società come la nostra che vuole essere rassicurata, no? La televisione, che è la nostra maestra, è qualcosa che ci rassicura sempre. E questa sera ho un po' capito di più Maurizio, dopo averlo frequentato dopo tanti anni, perché sono volate 2 parole che mi hanno colpito e che sono 2 parole molto forti di Maurizio. Una parola è il simbolo e l'altra parola è ironia. Io da stasera Maurizio lo vedo come un Ercole al bivio tra ironia e simbolo. Ovviamente sono 2 parole per me che sono in forte contrasto, perché il simbolo è la stratificazione di un sapere secolare, l'ironia è la frantumazione di questo sapere. Allora voglio chiedere a Maurizio, oggi a Ercole al bivio, ti senti più di percorrere la strada dell'ironia o quella del simbolo? Beh, l'aspetto dell'ironia chiaramente si è un po' modificato nel corso degli anni, insomma, questo è logico. Il tema simbolico forse un pochettino ci aiuta un po' di più. Non credo che riuscirò a stare lontano dall'ironia, perché me ne sono reso conto anche in conferenze importanti o cose del genere, quindi evidentemente è la cifra stilistica, ma anche, come dici tu, che mi conosci da tanto tempo, abbiamo fatto anche delle cose insieme, quindi abbiamo fatto delle cose incredibili insieme, per me non è possibile, ma fa parte del mio essere, cioè io ero l'anima della festa. Un istrione. Sì, esatto, cioè anche questo aspetto mi hanno sempre criticato, soprattutto le mie ex mogli, che sono facendo l'attore, cioè, che invece non è vero, perché fondamentalmente io parlo come devo parlare, no? Io ho una figlia doppiatrice, lei fa l'attrice, non io. Una moglie che fa l'attrice anche lei, quindi il problema teoricamente è sempre lo stesso, non si può stare fuori dall'ironia, perché non dimenticare che poi è l'unica cosa, come diceva la grande Madame de Staël, che ci salva. Se non avessimo l'ironia ci saremmo già suicidati, ma quasi tutti ovviamente, no? Non credi? Cioè, ma sai qual è invece la difficoltà? Che non riesci a mettere insieme figure che possano scherzare su qualsiasi argomento, come facciamo tu ed io o altri, parlare anche di fisica nucleare, di qualsiasi cosa, cioè, perché dopo un po' ci si imposta, no, io, sta roba qua non si fa, eccetera eccetera. Ecco, allora quella cosa lì mi dispiace, perché è una cosa che deprime sicuramente, insomma. Quindi stai tranquillo che resterò. Beh, velocissimamente, riguardo al linguaggio, in molti tratti è prosa poetica. Ha provato anche a scrivere poesia? Sì, ma è solo in testa. No, ma ci sono anche. Ho scritto una 50. Perché racchiuderebbe l'anima. La poesia è molto importante. Simpaticamente sono poesie interessanti.
Facciamo un intervento di ordine logistico. Siccome noi abbiamo previsto, diciamo, un piccolo rinfresco con uno spritz offerto dalla Montabone Editore e soprattutto il firmacopie da Magma Arte al piano di sopra, che ha gentilmente ospitato questa bellissima conferenza di Maurizio e che avremo modo di conoscere perché fa delle cose fantastiche sulla pietra lavica, e quindi ci spostiamo su e ci sarà la pietra lavica. Ci spostiamo, ci spostiamo su, chiudiamo. Sì, leggiamo veramente due righe, incipit al libro, e abbiamo iniziato con appunto la poesia e Io sono il mago, e chiudiamo con le biografie di Ungaretti, che poi appunto ci troviamo in mezzo ai due titoli che avrebbero dato vita a questo romanzo, o che gli avrebbero dato un nome. La parola è impotente. La parola non riuscirà mai a rivelare il segreto che è in noi. Può solo avvicinarlo. Giuseppe Ungaretti.